bentornati sul mio canale. Allora, faccio questa piccola introduzione perché ho perso in realtà le clip dell'introduzione di questo video. Mi ho detto va bene, infatti oggi è un altro giorno. Allora, niente, mi chiedete sempre, soprattutto su Instagram, infatti ne approfitto per dire se volete seguitemi anche lì, mi scrivete sempre che cosa fai per mantenerti in forma, che cosa mangi, svelaci i tuoi segreti. In realtà non ho segreti, o meglio, ho delle piccole accortezze che faccio, ed è per questo che io ho fatto questo video, ovvero What I Eat in a Day, perché è comunque una tipologia di video che io adoro vedere sugli altri canali, quindi ho detto perché no, magari può far piacere. E quindi niente, vi faccio vedere che cosa mangio in un giorno. E mi raccomando, allora, se il video vi piace mettetemi un like, così da capire che volete altri video di questa tipologia. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate anche la campanellina a fianco così vi arrivano le notifiche. E niente, vi lascio al video, un bacione. Allora, come ogni mattina prendo un bel cappuccino di latte di soia. Come sapete sono intollerante al lattosio e anziché utilizzare il caffè, però utilizzo 2 cucchiai d'orzo, perché prendo già molto caffè durante la giornata, con 3 fette biscottate con la marmellata, e penso sia una colazione molto appagante e poi comunque gustosa. E subito dopo, per iniziare bene la giornata, un buon caffè. Raga, allora, ho appena finito di allenarmi. Mi sono sistemata un po', ma giusto per stare in casa, per stare decente, quindi un po' di mascara, un po' di rossetto. E allora, come diciamo post allenamento, solitamente o mangio una banana, oppure vi faccio vedere, mangio una polpa di frutta, che vi prendo questa, vi faccio vedere. Allora, è questa pera italiana, solitamente la mangio a pera, 100% polpa di pera, oppure a mela, e questa è senza zuccheri aggiunti, insieme a... E questa la mangio insieme a 5 mandorle. Raga, adoro questa polpa di frutto, oggi non l'ho aperta bene, come al solito. Vi faccio vedere, è così, tipo omogenizzato, però soprattutto quella la pera io l'adoro, ottima, questo fa bene. Allora, oggi per pranzo andrò a preparare un buonissimo salmone, una bella fetta di salmone, e vi faccio vedere io come lo preparo solitamente sotto le direttive di mia mamma. E raga, buonissimo, da leccarsi i baffi veramente, quindi mi raccomando, vi mostro anche i vari passaggi, quindi se lo riprodurrete poi mi raccomando fatemi sapere anche su Instagram. Vi ricordo di iscrivervi e di seguirmi anche lì se ancora non l'avete fatto, cattivi. Allora raga, per pranzo oggi vado a preparare questo salmone, in realtà sono 2 fettine, non le mangerò tutte io, state tranquille, ma ne mangerò solo una fetta. Ho tolto le spine e poi l'ho sciacquato e l'ho asciugato, e ora preparerò la farcitura che vi farò vedere. Allora, vado a prendere del pane raffermo, questo è veramente raffermo, infatti se vedete lo taglio con le forbici, e non ne taglio tantissimo, vedete, questa più o meno è la proporzione. Lo metto nel mixer perché poi ci vado ad aggiungere delle spezie. Allora, a questo vado ad aggiungere delle spezie. Allora, abbiamo dell'aneto, del pepe nero, del timo e dello zenzero, che vado ad aggiungere diciamo in piccole quantità. Poi aggiungo una bella quantità di prezzemolo tritato, una scorza di un limone giusto per dare un po' di freschezza, un pizzico di sale e un filo di olio. E questo è il composto che ora vado a mixare.
Allora, ottenuto questo composto, preparo la teglia mettendoci una carta da forno. Quindi, una volta messo il salmone sulla teglia, vado a cospargerlo del composto che abbiamo ottenuto e premendo bene, diciamo, lo faccio in maniera abbastanza accurata. Ed ecco i due salmoncini pronti per essere infornati. Poi preparo una bella insalata e oggi mangerò solo questo, non lo so se è solo o molto, che vado a mettere in questo contenitore, mi trovo benissimo perché toglie tutta l'acqua, diciamo vado a pulirla e poi girando così toglie tutta l'acqua, quindi diciamo l'insalata si asciuga. Ci aggiungo del mais e ovviamente poi la vado a condire con un po' di sale, un po' d'olio e un po' di limone. Ed ecco a voi, Sua Maestà, il salmone, raga, è un piatto che adoro, da leccarsi i baffi. Raga, allora è dopo pranzo, come sempre io mi prendo il caffettino e oggi mi sto mangiando anche due pavesini, faccio vedere. Sto mangiando questi al caffè e sono molto molto buoni. Li ho comprati sia a cacao che a caffè. Perché con il caffè mangio sempre un qualcosina di dolce, però non tantissimo. Infatti di questi pavesini ne mangerò un po', 3 o 4. È arrivato il momento del mio pasto preferito, ovvero la merenda. In realtà è un po' tardi perché sono 6:30, cioè faccio la merenda molto tardi, diciamo, perché poi arrivo di sera che non ho famissima, quindi questo è un segreto. E allora che cosa faccio? Solitamente uno yogurt, vi faccio vedere, prendo uno yogurt soya san, questo perché io, se non sapete, io sono intollerante al lattosio, quindi anche la colazione l'avete vista è con il latte di soia, quindi yogurt di soia, ci è voluto un po' per abituarmi alla soia, però ci sono riuscita, latte di soia e yogurt di soia, e ci aggiungo un po' di sciroppo d'agave per addolcirlo, perché così pessimo. Allora, quindi ci aggiungo un po' di sciroppo d'agave, che è questo. Mixo il tutto. Ci metto giusto due cereali. Io utilizzo questi perché mi piacciono e poi non hanno tantissimo zucchero all'interno. Allora, ci ho aggiunto due cereali. Poi ci metto, sto cercando di aprire questo vasetto, un po' di uvetta che sto adorando, che è molto molto dolce. E poi ci metto un po' di questi che compro al Lidl, diciamo un mix di frutta secca. Non comando, raga, non tantissima perché fa ingrassare, quindi dopo dovete allenarvi molto molto molto, però ne metto un po', faccio vedere. Ecco a voi, raga, io adoro questa merenda. Questa sono io. E poi c'ho qui, questa è sempre, come Dio se ci riesco, la mia borraccia d'acqua. Dovrei bere di più, però raga, non ce la faccio. Raga, sono le 9, ho molto sonno, molto freddo, però uscirò con le mie amiche. Al momento mi mangio del farro con del tonno. Faccio vedere. Io l'adoro, a parte che subito si fa, perché il farro è già, cioè in scatola, già cotto al vapore. Allora, una scatoletta, dono, top.
Ciao raga, ne approfitto col dirvi di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, di attivare la campanella e di mettere un like se il video vi è piaciuto o ne volete altri di questa tipologia. Alla prossima, un bacione e buona festa della donna in ritardo.